DAZNBET.fan. Fai il tuo pronostico e prova a vincere fantastici premi. Buon pomeriggio a tutti, ciao Ila. Ciao Babi, buongiorno. Come stai? Siamo belle cariche per questo campionato che insomma continua, e continua anche molto bene per l'Empoli, visto il risultato di lunedì, nonostante insomma un prepartita molto molto particolare, però ce lo facciamo raccontare da lui. Direttamente da lui, da Jacopo Fazzini. Ciao Jacopo. Ciao, buongiorno. Come stai? Tutto bene, grazie. Tutto a posto. Allora diciamo che intanto lo ringraziamo anche per l'orario, perché poi ci sarà l'allenamento nel pomeriggio. Lui ovviamente per essere presente qui e fare l'intervista ha addirittura mangiato un pelo prima. Sì. Quindi andrà un po' affamato a fare l'allenamento. Quindi te l'abbiamo detto anche a microfoni spenti, dai la colpa a noi. Zanetti, sì. Che la colpa è assolutamente nostra. Fai i nomi e cognomi, non c'è nessun problema. Senti, come sta andando per te quest'anno? Sta andando diciamo abbastanza bene. Inizialmente non mi aspettavo nemmeno di giocare così tanto, però il mister mi ha dato sempre fiducia, essendo la prima giornata che ho esordito, e piano piano sto trovando sempre più minutaggio, quindi sono contento. Ecco, a volte senti un po' la responsabilità anche di tanti commenti positivi che vengono fatti su di te, sei un ragazzo da grande talento, insomma, che sa giocare in diverse posizioni, ci si aspetta tanto da te, senti a volte un po' il peso di questo? No, il peso no, sinceramente no, perché io penso a fare bene in campo per me e soprattutto per la squadra, quindi non penso diciamo alle cose che vengono dette fuori dal campo. Intanto ricordiamo a tutti che siamo in diretta su YouTube, quindi ci rivolgiamo soprattutto ai curiosi, ai tifosi dell'Empoli, di scrivere le domande per Jacopo, perché siamo qui apposta per leggergliele. Senti Jacopo, spesso si parla, no, quando si parla dei giovani, molti allenatori dicono ma è meglio non parlarne troppo, non elogiarli troppo, perché magari poi è un percorso particolare, no, quello che affrontano, soprattutto se arrivano dal settore giovanile. Zanetti ha speso parole belle, no, per te, ti ha definito anche elegante in campo. Tu che cosa preferisci? Come la vivi? Cioè, preferisci essere caricato con anche complimenti, quando ovviamente sono meritati dall'allenatore, oppure preferisci che si tenga una linea dura con te? Ma sinceramente, come ti ho detto prima, non ascolto molto le voci che vengono dette fuori dal campo e cerco di concentrarmi su quello che devo fare e su cosa mi chiede il mister in campo. E con il mister e abbiamo tutti un bellissimo rapporto e lo ringrazio per le parole che ha speso nei miei confronti e spero di essere all'altezza, insomma. Ci racconti un po' com'è nata la tua passione per il calcio? Sei legata insomma alla famiglia? Se invece insomma fin da piccolo sei semplicemente appassionato? Se ti piace lo sport? Insomma, com'è nato tutto? Allora, io ho cominciato a giocare quando avevo 4 anni, che c'era mio fratello più grande che giocava, quindi volevo diciamo stargli dietro. E ho iniziato a giocare a Viareggio, una squadra della mia città, e poi dopo 2 anni sono andato a giocare nel Capezzano Pianure, una società lì vicino a casa. Vicino a Camaiore, giusto? Sì, esatto. E come direttore c'era Marco Bertelli, che poi dopo arrivò a Empoli e mi portò con lui quando ero in Under 15. E poi ho fatto tutta la trafila delle giovanili fino ad arrivare in prima squadra. E in famiglia, dalla parte di papà, hanno sempre giocato tutti a tennis. E il nonno era stato anche capitano della nazionale tanti anni fa, quando c'era Panatta, Pietrangeli. E quindi mi sono sempre piaciuti sia il calcio che il tennis. Quindi l'inverno giocavo a pallone e l'estate giocavo a tennis. Poi dopo alla fine ho scelto il calcio. Hai scelto il calcio perché c'è stato qualcosa o semplicemente perché volevi stare al pari di tuo fratello? No, perché mi piaceva di più comunque. Ah. Ma papà è felice oppure preferiva tennista? No, lui mi ha sempre lasciato libero, ha detto fai quello che ti piace di più.
Ma è vero che adesso tuo fratello è campione di beach soccer? È un sì, gioca in nazionale di beach soccer, sì. Vedi? Tu come te la cavi sulla sabbia quando puoi giocare? No, adesso non gioco più. Quando ero piccolo giocavo l'estate, sì. È abbastanza bene, dai. Lui è più bravo, però. E nel tempo libero, invece, quando non giochi a pallone, quando non ti alleni, che cosa ti piace fare? Spesso gioco alla PlayStation con i miei amici. Giochiamo online, essendo a Empoli sento spesso i miei amici con cui sono cresciuto, quindi fa piacere sentirli, e ogni tanto esco anche con qualche compagno di squadra, lasciamo fare un giro, merenda, però diciamo sono molto tranquillo, quindi mi piace anche stare in casa a riposarmi. Ah, è un bravo ragazzo, ce l'avevano descritto così e questa è la dimostrazione. Poi ovviamente ci sono cose che non dite mai davanti ai microfoni, diciamo la verità, ride. Senti Jacopo, ma sono arrivati questi tre punti, no? Ne parlavamo anche all'inizio della live, sono arrivati tre punti importanti per voi, per il percorso comunque che state facendo, state anche vittorie importanti in questo campionato, ma è prepartito. Si è stata rimandata di un'ora, incendio nello spogliatoio, ma cos'è successo? Come l'avete vissuta? Ma noi appena siamo arrivati abbiamo sentito un odore di bruciato, che abbiamo posato i vestiti, siamo usciti fuori e praticamente c'era un principio di incendio nel corridoio tra lo spogliatoio e il campo, insomma, e quindi dopo sono intervenuti i vigili del fuoco. No, noi eravamo molto tranquilli, ci hanno detto che era comunque sotto controllo la situazione, quindi eravamo tranquilli, e l'unica cosa era che dovevamo comunque mantenere la concentrazione, perché arrivando magari un'ora e mezzo prima alla partita viene posticipata di un'ora, comunque mentalmente non era facile rimanere concentrati, e ci siamo riusciti, abbiamo fatto una grande partita. Cosa hai fatto in quell'ora? Come ti sei concentrato? Che cosa fai di solito? Ascolto la musica. Ok. Che Quale? Musica? Un po' di tutto. Un mix. Perché ride? Reggaeton? Ti vergogna a dirlo, no? No. Ok. C'è anche reggaeton però, sì, dai, in questa playlist prima delle partite? No. Uno dei pochi, devo dire, perché di solito, insomma, è un genere che va per la maggiore. Senti, invece parlando del tuo rapporto con Zanetti, insomma, lo sappiamo che l'Empoli è un club che per storia, per tradizione, punta tanto sul vivaio, fa crescere i giovani, li fa crescere bene. Con Zanetti quest'anno questo rapporto, anche in questo senso, come sta andando? Ma con il mister, come detto prima, abbiamo un bellissimo rapporto. Ci vuole bene, ci difende sempre, ha molta, molta stima di noi, e questa cosa noi la percepiamo. Quindi cerchiamo di dare il massimo e di rispettare, cercare di essere all'altezza, insomma. Bello carico poi, no? Si fa sentire a bordo campo. Sì. Adesso ho imparato anche a mettere le scarpe giuste per non scivolare sull'esultante dei gol, perché ti ricordi quell'immagine di Zanetti che scivola su un gol? Insomma, è anche molto un uomo sanguigno, diciamo, possiamo dirlo. Lo è anche in campo con voi. Si fa con trasportare molto dalle cose, dalle partite in questo caso. Il mister è sempre carico tutta la settimana, quindi questa cosa sta cercando di trasmettercela e devo dire che ci sta riuscendo. Senti, il tuo ruolo preferito qual è? Sapevo io che... Forse la mezzala. La mezzala. Senti, e secondo te in Serie A c'è qualcuno in cui ti rivedi, o qualcuno che magari ti ispira, insomma, a cui ti ispiri? Ma non c'è un giocatore in particolare che magari mi rivedo. Ci sono tanti centrocampisti, tanti giocatori, quasi tutti che guardo, che osservo, e cerco di prendere qualcosa da ognuno di loro. Perché ovviamente se sono lì è perché hanno delle qualità, e quindi cerco di rubare qualcosa a ognuno di loro. Certo. Ma chi è la mezzala più forte della Serie A? Non lo so questo. Per te?
Non ne ho idea, non ne ho idea. Non ne hai uno in particolare, ma c'è un giocatore tra gli avversari che hai incontrato che quando l'hai visto in campo hai detto cavolo? Milinkovic-Savic. Quando mi ha giocato con la Lazio, veramente forte. Sì, perché poi spesso si parla di te, si parla anche di Barella, ad esempio, come giocatore, no? Con il quale potresti avere qualche somiglianza, però non so se tutti. questo non lo c'è. Barella sicuramente è uno dei più forti che abbiamo in Serie A, e essere paragonato a lui è, insomma, fa piacere, però ci sono le dovute proporzioni. Certo, proporzioni, anche se diciamo tu hai già avuto modo anche di respirare, no, l'aria azzurra, vero? Sì. I grandi. Che sensazioni hai provato? Che emozione è stata? È stata una bellissima emozione. E abbiamo fatto questo raduno, dove eravamo una cinquantina di ragazzi e abbiamo fatto un triangolare. E abbiamo fatto prima due allenamenti con il mister Mancini, che magari ci consigliava, ci dava delle indicazioni anche sullo stile di gioco, insomma, che vuole lui, e è stato molto bello. Hai segnato, vero? Sì, ho segnato. Primo gol in nazionale nel triangolare. Ma la speranza un giorno di vedere il tuo nome lì nelle competizioni? La speranza c'è, certo. Quello sarebbe la coronazione di un sogno, insomma, perché per ogni ragazzo penso che inizia a giocare a calcio, il sogno è quello di arrivare in nazionale, e quindi farebbe molto piacere, è un sogno che si realizzerebbe. Ma ti sentiresti pronto adesso? Certo, se c'è la convocazione è ovvio che risponderei. Certo. Per la nazionale, insomma, giustamente si è sempre pronti. Qual è il consiglio più prezioso che ti è stato dato? Ma sono stati dati tanti consigli, soprattutto tattici. Quindi il consiglio più prezioso forse magari guardare prima la giocata, prima di ricevere palla, e è quello un po' che vuole anche mister Zanetti, quindi sto cercando di migliorare molto su quell'aspetto che è fondamentale solo per un centrocampista. Come si sta nello spogliatoio dell'Empoli? Benissimo, benissimo. Siamo un gruppo molto unito, tanti ragazzi giovani, e veramente un bel gruppo. Chi comanda? No, non c'è nessuno che comanda. Chi fa ridere di più? Bandinelli. Ah, ok, il capitano. Sì, il capitano. Ma non comanda neanche un po' Bandinelli da capitano? Cioè, non mi no, certo. No, nulla. Certo. No, non solo lui, nel senso, sono tanti ragazzi grandi che magari hanno più parole allo spettatore, giustamente, quindi, però non c'è uno in particolare che comanda. E il ritorno invece di Ciccio Caputo, come l'avete vissuta? Insomma, tu l'avrai visto, eri... ovviamente tra i più piccoli quando lui giocava con la maglia dell'Empoli, ma questo ritorno com'è stato anche in città, insomma, che cosa ha portato? Allora, il ritorno di Ciccio ha portato tanto entusiasmo e tanta voglia di lavorare, comunque è un professionista, e ha portato anche qualità, quindi diciamo che è stato un bel ritorno per tutti, sia per noi che per i tifosi, che comunque gli vogliono bene, quindi siamo contenti che sia tornato. Eh sì, immagino, anche perché poi comunque anche a livello di gol, a livello di, come posso dire, anche di consapevolezza, no, di valori che è in campo l'Empoli. Tra l'altro adesso arriverà una partita molto importante, no, molto bella anche sulla carta con il Milan. Che gara ti aspetti? No, mi aspetto una gara in cui non abbiamo niente da perdere, quindi andremo a Milano a giocare come sempre abbiamo fatto, a prescindere dall'avversario. Quindi noi prepariamo le partite come sempre, come se fosse una partita come le altre, e saremo a vedere, insomma, faremo del nostro meglio. Anche perché a San Siro quest'anno l'Empoli con l'Inter, non ricordo male, no? Ha fatto una grande partita, ha ottenuto una bellissima vittoria. Certo.
Quella partita è stata una delle partite penso che mi ricorderò per sempre, perché insomma vincere a San Siro con gol di Baldanzi, ragazzo con cui sono cresciuto, quindi sono molto contento sia per lui ma anche per la squadra. Cosa gli hai detto poi dopo il gol? Le fatti i complimenti, anche al ritorno in treno siamo stati insieme, ero molto contento per lui. Avete un bel rapporto voi due, Sì, vero? molto, sì. Ma per curiosità, come vi sta caricando Zanetti per questa partita? Perché insomma è una partita non come le altre, no? Senza nulla togliere poi alle altre Beh, avversarie, però contro i ci campioni d'Italia in sono, carica, ci sicuramente sono no. delle squadre che magari sono per caratteristiche anche a volte per posizione di classifica molto più difficili da affrontare. A volte no, lo avete dimostrato, però come vi sta caricando? Al mister ci dice sempre che siamo in grado di battere chiunque e l'abbiamo dimostrato. Quindi ci dice di avere autostima e di essere consapevoli delle nostre qualità, e a prescindere dall'avversario che affrontiamo. Quindi prepariamo, come ho detto, la settimana come sempre e poi venerdì vedremo. Anche perché poi è un Milan, no, che arriva in un momento diverso Eh sì. rispetto alle ultime partite, perché ha ottenuto una grande vittoria contro il Napoli. Paradossalmente, secondo te è meglio affrontare una squadra forte come il Milan, che arriva da una vittoria, quindi magari può avere la pancia già un po' piena, oppure, che arriva da una sconfitta che arriva lì con il coltello tra i denti? Insomma, perché non è sempre facile, no, poi capire, valutare i momenti delle squadre che affronti. Ma io penso che affrontare il Milan, a prescindere dalla partita precedente dalla quale arrivano, sia sempre difficile, quindi penso che non ci siano differenze, insomma. Certo. Ti dobbiamo lasciare tra pochissimo perché non vogliamo togliere tempo ovviamente al lavoro più importante che quello che stai per svolgere sul campo. Però per chiudere, io e Ilaria vogliamo farci una passeggiata a Empoli. Che Sì. facciamo? Che mangiamo? Non diciamo magari i nomi dei No, ristoranti. Cosa nomi no. mangiamo? Vai. Qualche ristorante buono c'è, sulla Mangia. passeggiata non saprei cosa Ma consigliarvi. come? Ma no! Ma scusa, noi veniamo a Empoli, la stazione tra l'altro la conosciamo benissimo, stazione Stadi, noi li conosciamo Noi il benissimo. tragitto tra la stazione e lo stadio, A memoria. benissimo. Veniamo lì in stazione, che facciamo? Il centro c'è qualche piazza carina, Piazza della Carina, puoi Vittoria, mangiare un Piazza del gelato, Popolo. qualcosa, no? E poi andiamo a cena, a pranzo, che mangiamo? Che cosa ordiniamo? Sicuramente cibo toscano, dai, tutti i Ok, pasti toscani, una bella bistecca alla fiorentina. non si sbaglia, va non si bene, va bene, sbaglia. va bene, va bene. Noi ti liberiamo, Grazie, Jacopo. Grazie per Jacopo. essere stato con Grazie noi. Un grande in bocca al a voi. lupo, soprattutto per la prossima partita, ma per davvero questo finale di campionato. In bocca al lupo a tutti. In bocca al lupo. Abbracciaci, Zanetti. Ciao, grazie. Ciao, grazie. E allora, Ila, ci facciamo anche un giretto a Empoli? Dobbiamo Sì, ordinare una fiorentina cibo cibo toscano, toscano a qualche bella Empoli? piazzetta in centro, mangiamo un bel gelato. Siamo a posto? Siamo a posto, sì, sai che noi ci accontentiamo anche, non siamo ragazze di estreme pretese, o No, no, sbaglio? no, no, anche un panino con lampredotto, sai? Quello magari lo mangi te. piace? Non sono tanto fan. Ok, va bene, ci mangiamo con qualche altro salume, qualcosa lo troviamo, va Vabbè, bene. usciamo da Detto questo questo, momento, ma Barbara sì, dice così perché è quasi ora di imbarazzante. pranzo in realtà Esatto, per noi. una fame terrificante. Però, prima di salutarvi, vi ricordiamo ovviamente tutti gli appuntamenti che ci avvicinano a questo weekend di Pasqua. Si gioca venerdì e sabato, c'è una grande staffetta su DAZN, venerdì con tutti i bravi dal divano, poi sabato con Sunday Night Square, insomma, non smettiamo mai No, in questo sabato weekend. e sarà venerdì e sabato, proprio una lunghissima giornata di Esatto, incastri, di anche partite dopo campionato. partite. Però ricordiamo gli appuntamenti social perché domani torna il DAZN Talks di Serie B, poi venerdì ci sarà Fantaradar. Tra l'altro torni tu Sì, in questo studio. confermo. E poi, insomma, tutti i nostri contenuti sulla nostra app, sempre lì Ah, pronti. sì, poi c'è Nightcap, mi raccomando, anche Nightcap, giusto, stasera, per stasera, giusto? parlare non solo di Europa, perché ci si avvicina all'andata dei quarti di Champions League, ma anche delle semifinali di Coppa Italia, col pareggio di ieri allo stadio tra Juventus ed Inter, questa sera Cremonese-Fiorentina, insomma.
insomma. Tanta carne al fuoco. E poi sulla nostra app potete non soltanto rivedere questa puntata di DAZN Talks, ma anche tutte le altre. Però tra i nuovi contenuti vi ricordiamo la nuova uscita di Lost in the Weekend con Happy Days, il bordo cambellissimo di Napoli-Milan di Federica Zille. E poi c'è Linea Diletta con Carlo Ancelotti. Insomma, davvero un'intervista imperdibile sulla nostra app. C'è anche Croquetas, nuova puntata di Croquetas. Mi raccomando, se ancora non l'avete ascoltata, è molto divertente. Featuring, esatto, Pierluigi Pardo, quindi da ascoltare tutta ad un fiato. Buona giornata, buon pomeriggio, noi andiamo a mangiare. Andiamo, ciao.